di Catania con questo sito, con questo edificio che è stato scelto chiaramente dal comune di Catania, che è qui presente anche. E, io non sono qui per i dettagli tecnici del bando, perché tra le altre cose di cui mi occupo a Coop Cooperative c'è quella della comunicazione, quindi più che altro oppure gli aspetti legati alla comunicazione. Però vi dico che se avete delle requisiti, delle domande tecniche riferite appunto al concorso, potete chiaramente girarcele sulla base del tenore chiaramente della domanda. Noi gireremo il quesito o al comune o a Coop Cooperative Nazionale e a, come dire, il comitato gestore del concorso, che saprà senz'altro rispondervi. Quindi ecco, noi siamo qui solo per intanto ringraziarvi per questa numerosissima partecipazione che devo dire a livello italiano ci ha messo al primo posto, nel senso che rispetto ad altre città siamo attualmente la presenza più numerosa come manifestazione ancora di interesse. Quindi siamo ancora nella prima fase, poi speriamo che questa manifestazione di interesse seguiranno con, come dire, progetti concreti e idee, come dire, per sfruttare al meglio appunto questo spazio. Quindi in bocca al lupo a tutti e attendiamo i vostri progetti. Esatto, volevo dire una cosa che avevo dimenticato: all'uscita c'è una lista, potete lasciare la vostra mail per essere informati sia delle attività ed eventualmente avete bisogno di qualche dettaglio maggiore, ma abbiamo anche le tecnologie portate, che ovviamente anche la signora... Sì, nel concorso sono a disposizione le planimetrie, però ecco, lei mi diceva che forse voi ne avete anche di più aggiornate. Quindi, come dire, mettiamo, io nel frattempo faccio delle foto e mettiamo a disposizione i sapelli. Da questo punto di vista, ecco, la collaborazione è massima. E poi comunque www.palestralupo.it voi trovate anche la possibilità del contatto, avete anche informazioni sulla storia, sulle attività, eccetera.